Ciao ragazze, buongiorno a tutti. Allora, un altro video sulle pulizie, questa volta pulizie profonde. Vi piacciono molto, me le richiedete tantissimo, quindi io vi accontento, anche se voglio tornare un pochino a parlare anche di altre cose sul mio canale. Comunque, ragazze, questa è stata una giornata particolare in cui io e il mio Grinch abbiamo pulito casa insieme e quindi vi farò vedere un pochino di questa giornata e un pochino poi delle pulizie che ho fatto successivamente da sola. Buongiorno, buona domenica. Stamattina ci siamo svegliati con il pensiero, soprattutto il Grinch. È vero? Certo. Soprattutto lui mi ha svegliato in prima mattina, dobbiamo lavare le tende. Non ha dormito stanotte con questo pensiero, dobbiamo lavare le tende, dobbiamo lavare le tende. Quindi adesso le stiamo togliendo. Quindi smontiamo tutte le tende di casa che andranno a finire in lavatrice. Giusto, Grincio? Rispondi per bene, non fare quella voce. Togliamo anche quella fuori, che è quella che si sporca di più in realtà, e voglio lavarla. Avevo il pensiero fisso da una settimana e quindi adesso è giunto il momento. E bagno. Lavora, uomo. Non c'è disponibilità. Dai un senso alla tua vita. Ti tocca a te, piccola maledetta stufetta di visa. Prima o poi troverò il modo per pulirti come si deve. Bye bye flanella, benvenuto cotone. Prendo proprio un paio di lenzuola nuove. Indovinate di che colore, ragazze? Grigio. Ah, 50 sfumature di grigio. Voilà! Puliamo la stufa. Sì, ma abbiamo questo Sì, siamo stati un po', sono stata un po' trascurata in questi ultimi giorni e ho usato la stufa come deposito carta. In realtà adesso non la accenderemo più, quindi la puliamo e ci vediamo se Dio vuole sempre. Ottobre, novembre, boh. Appena ritirate e profumatissime, io le stendo bagnate in modo da non stirarle. Voilà! Fatto anche questo. Pomeriggio siamo scesi giù in giardino, per fortuna noi abbiamo il giardino giù, tra l'altro l'abbiamo appena fatto, rifatto, modificato, insomma lo stiamo curando moltissimo e devo dire che è molto rilassante scendere giù e avere la possibilità di prendere un po' d'aria, stare seduti magari con i nostri parenti, fare due chiacchiere, insomma, tutto questo passa in maniera più veloce. Eccomi qua io che chiacchiero, poi abbiamo mangiato un dolce tutti insieme, abbiamo fatto quattro chiacchiere e poi siamo ritornati su.
Io con la mascherina immancabile. La natura, come vedete, va avanti, anzi va avanti anche meglio di prima, devo dire. Tutto fiorisce intorno a noi, speriamo di rifiorire presto anche noi. Allora, eccoci qua il giorno dopo, mi alzo di buona lena e spalanco le finestre. Devo fare, stamattina dovevo pulire questa stanza e ho deciso di riprendere. Questa è una stanza che in realtà pratichiamo pochissimo, che però sto cercando di sistemare come mi piace. Questo divano andrà cambiato, come vi dico sempre, ci sono due divani da cambiare in questa casa, però in questo momento non è possibile sinceramente sostenere la spesa, ma è in wish list, so già quale tipo di divano voglio prendere. Mentre questo mi piace molto, lo vado a spolverare e vado con l'accessorio del Dyson a togliere appunto tutta la polvere dal divano stesso. Questa è una cosa che faccio spesso, dico la verità, non mi costa nemmeno tanta fatica, perché con il Dyson non ci vuole tanto, anzi. Tolgo il tappeto, tiro su tutto e procedo, cambiando di nuovo accessorio al Dyson, procedo a insomma a pulire a terra. Annaffio anche la pianta che c'era dentro, quindi sto cercando di curare le piante ultimamente, ragazze, anche se io ho il pollice nero, direi. Voi come siete messe? Io ho proprio il pollice nero, ammazzo anche le piante grasse. Però insomma mi impegno, sto cercando di impegnarmi e persino l'orchidea sta avendo una buona riuscita. Qui vado a lavare il vaso in cui tengo l'orchidea, vedete ancora ho i piatti nel lavello, però vabbè, poi ho continuato anche da questa parte, però non vi farò vedere ovviamente le pulizie consuete. E poi vado a spolverare questo mobile. Questo è un mobile che io mi sono portata da casa vecchia e in realtà ho tutti i documenti all'interno, ma non mi piace, dovrei cambiare anche quello. Vado col Dyson, cambiando per l'ennesima volta accessorio, a togliere tutta la polvere intorno a me e poi passo ad utilizzare questo, che è un accessorio per lo spolvero di Stenom. Vi metto tutto nell'info box, così potrete eventualmente guardare anche le schede dei prodotti se vi interessa e capire meglio di cosa si tratta. Ecco, adesso vado a spazzare a terra, tolgo tutto quello che c'è a terra. Tra l'altro in questa parte della casa c'è una pavimentazione diversa che mi piace molto di più, devo dire. Anche i pavimenti sono in wish list, però vabbè, vedremo. Passo poi il mojo. E anche in questo caso utilizzo un detersivo della Stenom che si chiama Sunnyfloor, che io adoro in questo periodo veramente. Deodora, pulisce, disinfetta, igienizza, è il top. Vado a pulire bene, ho fatto una pulizia un pochino più profonda del solito. Ecco, adesso è tutto bello asciutto e profumato e rimetto il tappeto. Cambio di nuovo accessorio al Dyson e vado a battere il tappeto, quindi pulisco bene il tappeto, aspiro il tappeto. E poi spruzzo questo deodorante per tessuti che mi sta finendo, con cui mi sono trovata molto bene, devo dire. Rimetto i soprammobili, qui ho le foto dei miei nipotini immancabili. Sistemo la mia orchidea che miracolosamente ha fiorito. Ragazze, io vorrei travasarla, ma ho il terrore. Avete consigli per me? Risistemo tutto, metto tutto a posto. E
voilà ragazze, ecco qua, il video termina qui, vi ho fatto vedere anche stamattina appunto le pulizie che ho fatto, ci siamo fatte compagnia a vicenda e voi mi dite che questi video vi rilassano e vi motivano tantissimo, io posso esserne solo che contenta. Se il video vi è piaciuto, quindi lasciatemi un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se conoscete questo tipo di detersivi, se li usate anche voi, insomma, interagite come sempre vi dico. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze, ciao!